Il comando fascista stava all'hotel Bruffani a Perugia. Gli telefonò Michelino Bianchi, che allora era il segretario del partito fascista, no? E gli disse: guarda, siamo rimasti senza soldi. Allora mio nonno partì da Pescara, dove c'era il cementificio, con la famosa T20. E mio nonno andò con 300.000 lire d'allora, che era una cifra poderosa di corsa, all'hotel Bruffani per finanziare l'arrivo della rivoluzione a Roma. Quindi è un DNA. La storica marcia si conclude dinanzi alla Reggia, con la sfilata del corteo interminabile delle 100.000 camicie nere. Fin domani, con fascistica disciplina, a dovere compiuto, dovevano riguadagnare le terre da cui erano partiti in una smobilitazione senza esempio nella storia delle rivoluzioni. Ed anche Cerrapico, imprenditore abruzzese del cemento, fece ritorno nel suo territorio a Bomba, in provincia di Chieti, per festeggiare la vittoriosa marcia che aveva contribuito a finanziare. Con la morte di Giuseppe Cerrapico se n'è andato l'ultimo sovrano della potente dinastia che, attorno alla città eterna, ha potenziato il suo impero. Bisogna innanzitutto crederci, e una volta che ci si crede si deve avvertire che è un mestiere che non risparmia lacrime e sangue, come diceva Cerci. Molteplici e rilevanti le sue attività, da quelle tipografiche ed editoriali di Cassino a quelle di re delle acque minerali e delle terme di Recoaro e di Fiuggi. Gli italiani sono quelli di gastronomia, di viaggi, di automobili. Dai produttivi investimenti in prestigiose cliniche private alla dirigenza sportiva, con l'acquisizione sollecitata da Andreotti della Roma Calcio. La Roma non è una compagnia di disciplina, è un battaglione disciplinato e che si è comportato sino a oggi degnamente. Cerrapico fu tante altre cose insieme, forse troppe, gli rimproverava qualcuno. Per la Roma fu anche evasore, memorabile la fuga in pigiama dalla clinica dove era ricoverato per festeggiare con i suoi ragazzi negli spogliatoi dell'Olimpico la vittoria contro il Milan. Don Peppino fu anche, per Almirante D'Andreotti, abil mentore di quest'ultimo, financo senatore, e nel lodo Mondadori pure mediatore, cantore di fede ed onore, ma sopportava il traditore. Onorevole Fini, può darsi pure che svolga una missione, è una missione tutta sua personale, se la tenga. Era malato da tempo ed ha tenuto duro fino alla fine, per tutti era il Ciarra, per amici e camerati semplicemente Peppino, forte e gentile come la terra abruzzese dove prese il via l'epopea della sua famiglia, ma anche gagliardo e tosto come il cuore della città eterna.